siamo con Mauro Persico, che è un cardiologo che è entrato all'ospedale di San Benedetto nel 1980, 38 anni sono passati, dal 2017 invece è direttore dell'unità operativa complessa di cardiologia a indirizzo Riabilitativo. riabilitativo. Sono passati 38 anni da quando lei è entrato al Madonna Sì, del Soccorso. sì. Che ospedale trovò allora e che ospedale lascia oggi, perché lei è in Sì, procinto di andare in pensione? esattamente. Tra circa un mese andrò in pensione dopo 40 anni effettivi di servizio, perché è vero che sono entrato a San Benedetto nel marzo del lontano 1980, ma la mia carriera era iniziata nel dicembre del 1978. C'è una legge dello Stato, ed è giusto che sia così, che dopo 40 anni effettivi di servizio, bisogna andare in pensione, come è giusto che sia. Io i 40 anni effettivi di servizio li ho raggiunti. Lei mi chiede che cosa era San Benedetto quando sono entrato nel 1980 e che cos'è adesso. Nel 1980 mi limito a parlare della cardiologia, che è l'ambiente dove sono cresciuto. Il reparto di cardiologia di San Benedetto era un reparto veramente di eccellenza. Io venivo dall'ospedale Lancisi di Ancona, dove mi ero formato e dove avevo lavorato per più di un anno tra strutturato e volontario, e l'ospedale Lancisi di Ancona all'epoca vantava figure di assoluto prestigio nell'ambito della cardiologia. Cito il professor Prati, diventato poi un'autorità sicuramente nazionale quando è andato in Ancona. Quando si è spostato da Ancona a Roma, il professor Parminiello, il cardiochirurgo. Quindi venivo da un ospedale che nel panorama della cardiologia italiana era sicuramente il terzo ospedale d'Italia per quanto riguarda la cardiologia. Quindi venivo da un ambiente di altissimo livello. Feci una scelta di vita di tornare a San Benedetto, perché quando mi ritengo a tutti gli effetti san benedettese, anche se sono nato in Ascoli. La cardiologia di San Benedetto all'epoca, credo di non dire niente di falso, se affermo che la cardiologia di San Benedetto all'epoca era la seconda cardiologia delle Marche dopo il Lancisi di Ancona. Un'ottima cardiologia formata da personale medico e infermieristico assolutamente valido. E devo dire che ho imparato molto dai miei colleghi, dai colleghi che ho trovato. Io nell'80 ero il cardiologo più giovane e ho trovato il dottor Floris, che era il primario della cardiologia all'epoca di San Benedetto e veniva dal San Camillo, e anche da lui ho appreso tantissimo. In questi anni, sicuramente per vicissitudini, che non è il caso magari di stare a ricordare, il livello della cardiologia di San Benedetto, ripeto, per varie vicissitudini è un po' sceso. Ci sono stati ridimensionamenti sia del reparto che del personale, e devo dire per gli ultimi 4-5 anni abbiamo sofferto parecchio. Adesso, almeno da un'annata, la cardiologia, devo dire che ha ripreso quello che era il ruolo di una volta. Siamo tornati ad avere 18 posti letto come li avevamo nel 2014. Abbiamo una terapia intensiva con 4 letti, anche se non si chiama più UTIC, sapete le Su varie questa cosa qui vicende. vorrei che si Sì, chiarisse una sì, volta per tutte chi sì, meglio del primario. sì. L'UTIC a San Benedetto c'è Allora. oppure non c'è? Allora, non si chiama più UTIC, cioè unità di terapia intensiva coronarica, perché per la famosa legge Balduzzi, una terapia intensiva coronarica, ce ne vuole una ogni 150-300.000 abitanti, quindi da due cardiologie, Ascoli e San Benedetto, ce ne deve stare una. Quindi come definizione UTIC. Di fatto la nostra è una terapia intensiva che tratta comunque pazienti acuti, salvo quelli che devono essere trasferiti d'urgenza alla cardiologia di Ascoli per effettuare certe Diciamo che a livello procedure. popolare Vi è c'è. vissuta come
è vissuta in questo senso, come una, un declassamento. Dice, di fatto, se hai l'infarto devi andare ad Ascoli, e San Metto non ti posso no, curare. Il problema, bisogna fare una premessa precisa. Ci sono due tipologie di infarto. Oggigiorno si parla più che di infarto di sindromi coronariche acute, SCA, sindromi coronariche acute. C'è una certa tipologia di sindrome coronarica acuta che si chiama sindrome coronarica acuta con soprasillevamento dell'ST, in maniera molto semplice, una coronaria è completamente chiusa. In quella situazione bisogna trasferire il paziente nel più breve tempo possibile in un centro di emodinamica, cioè un centro che possa effettuare un intervento di angioplastica primaria. E un centro di emodinamica non può che avere localizzazione in un ospedale che ha un bacino di utenza molto più ampio. Il nostro territorio andiamo ad Ascoli per questo. Per forza di cose, sì. L'unità l'emodinamica da Ascoli ormai ha un'esperienza vastissima, non solo perché sono parecchi anni che opera, ma anche hanno una casistica forse tra le più ampie di tutta la regione Marche. Per cui quella tipologia di pazienti, questo tipo di infarto, che tra l'altro non rappresentano neanche la maggioranza, nel più breve tempo possibile devono effettuare l'angioplastica coronarica, quindi devono andare direttamente in ASCO. Per tutti gli altri, parlo degli infarti, delle sindrome coronariche acute senza sopraesigimento del tratto ST, il primo ricovero viene effettuato nella terapia intensiva della nostra cardiologia. Poi, in base alla gravità del paziente, il paziente sarà trasferito ad Ascoli per fare una coronarografia. Ma questo, la disponibilità di un centro di emodinamica ad Ascoli è stato un grande arricchimento per la nostra popolazione del territorio. Appunto, avendo lavorato qui per anni, io ricordo quando ancora non avevamo Ascoli e il centro di emodinamica più vicino era Ancona. Quindi si figuri se all'epoca si poteva pensare a un intervento di angioplastica primaria. Quando questo tipo di intervento si gioca sui minuti, noi non potevamo pensare di trattare un paziente con infarto miocardico con determinate caratteristiche facendogli fare l'angioplastica, quando bene che andava il paziente non arrivava all'ancisi prima di 3 ore. Quindi l'avere un'emodinamica a 20 minuti di macchina è stato per tutto il territorio piceno un grandissimo salto di qualità in termini di assistenza. Assistenza che poi si è arricchita con la disponibilità di un centro di riabilitazione cardiologica che opera a San Benedetto ormai dal 2000. Cioè il percorso assistenziale del paziente che è colpito da una fase acuta, da una patologia acuta, che viene trattato con intervento in urgenza e in emergenza con l'angioplastica primaria, ma il percorso poi si completa con il trattamento della fase post-acuta, con intervento di riabilitazione e prevenzione cardiovascolare. Il paziente che ha un infarto, acutamente gli riaprono la coronaria, ma le sue problematiche cliniche, il suo rischio di ricaderci di nuovo, rimane aperto. Ecco quindi la necessità di un intervento di prevenzione secondaria che riduca il rischio di avere nuovi eventi coronarici. Quindi per il paziente affetto da una cardiopatia acuta, nel nostro territorio riusciamo, diciamo, a chiudere il cerchio, a trattare la fase acuta e la fase post-acuta. E tenga conto che strutture come la nostra, dotate anche della riabilitazione cardiologica, nelle Marche non sono tanto numerose, anzi il numero di pazienti che noi trattiamo con la riabilitazione cardiologica è sicuramente adesso più elevato di altre strutture, più la disponibilità che adesso abbiamo di 18 posti letto ci permette non solo di trattare i pazienti acuti come le dicevo prima,
ma gestire anche la fase post-acuta dei pazienti che hanno necessità di cardiochirurgia, di interventi chirurgici. Quindi l'ampliamento dei posti letto ci ha permesso di accogliere un gran numero di pazienti che sono stati sottoposti a intervento di cardiochirurgia d'Ancona. Quindi possiamo affermare che le due strutture di Mazzoni di Ascoli e Madonna del Soccorso per un paziente cardiologico siano complementari, strettamente complementari. Sicuramente, sicuramente, Quello c'è che manca. un'ampia collaborazione tra le due cardiologie, non c'è assolutamente competizione, ma c'è il massimo della Lei ha collaborazione. citato il Balduzzi poco tempo fa, Sì, pochi minuti fa mentre la legge, sì. parlavamo. A volte si fa differenza magari col decreto ministeriale, sempre Balduzzi, diciamo Sì, l'intendo, no? parliamo di quello lì, cioè si parla il documento era la Sì, riorganizzazione delle strutture ospedaliere e gli questi standard. atti, che è il decreto ministeriale 70 del 2015, Esatto. guidano un po' tutta l'Italia verso strutture che Diciamo puntano. una riarmonizzazione, una riorganizzazione delle strutture ospedaliere, perché questo era lo Da scopo. noi porterà alla costituzione di una costruzione di un nuovo ospedale di primo livello. Negli ultimi tempi, Ciriscioli, Sì, negli ultimi giorni, abbiamo intervistato anche noi, ha aperto la possibilità di parlava, lasciare leggevo, un sì. ospedale di base, però anche per il vostro reparto ci sarà un hub unico, diciamo, per la Ecco, cardiologia. Lei come si pone da questo volevo punto? entrare appunto non voglio entrare nella discussione ospedale Unico o non unico, unico, però ce ne sarà comunque uno di primo livello che vi farà da dico catalizzatore. soltanto quello che io ritengo ottimale per il paziente nell'ambito di una cardiologia. Allora, se noi potessimo concentrare in un unico ospedale tutte queste potenzialità che ha la cardiologia, per cui il paziente che è affetto da un infarto entra in sala, viene ricoverato in una terapia intensiva, fa l'angioplastica se necessario, senza uscire da quell'ospedale, passa Fantastico. in riabilitazione cardiologica. Cioè, la cardiologia, la struttura sicuramente vincente, è una struttura dipartimentale. Io ho sempre avuto in mente il dipartimento cardiovascolare in cui noi abbiamo una UTIC, abbiamo un'emodinamica, abbiamo un'elettrofisiologia, perché non dimentichiamo che la cardiologia ha anche l'elettrofisiologia, gli impianti di pacemaker, procedure di ablazione e una riabilitazione cardiologica. Cioè avere tutto concentrato in un'unica cardiologia sicuramente è l'ottimale. Forse Adesso gli chiamiamolo spiace andare in ospedale. pensione qualche anno prima che si. Sicuramente, sicuramente lei mi dice, è contento di andare in pensione, per certi versi sì, per altri no, perché mi trovo a vivere adesso una situazione dove ho realizzato una riabilitazione degenziale. Mi ritrovo con un reparto che ha raddoppiato i posti letto ed è tornato ad essere quella che era la cardiologia di una volta. Spero in un tempo ragionevole di vedere realizzata quest'idea di una cardiologia unica che fa tutte queste cose. Sicuramente un po' mi dispiace, però ripeto, al di là dell'ospedale unico, ospedale di primo livello, io la cardiologia la vedo come una struttura unica, dove ci Perfetto. sono più specialità. E Adesso noi questo per me è un bene anche, soprattutto per il paziente. abbiamo la fortuna di parlare con un professionista del campo, però Sì. ci dobbiamo sempre un po' riallacciare alla parte popolare, alla gente, Certo, no? E a quello certo. che pensano le Sì, persone. Nel dibattito sull'ospedale unico, sull'ospedale nuovo, sì. un ruolo importante ce l'ha la sua localizzazione, no? Sì. I sindaci al momento l'hanno localizzato a Pagliara. Parte delle argomentazioni che sono contro questa localizzazione riguardano, diciamo, anche il suo campo. Molte Sì. 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 persone, l'uomo comune, dice: se lo facciamo a Pagliare, l'abitante di Grottammare, l'abitante di Massignano, gli togliamo minuti preziosi in caso in cui sia colto da un infarto. Quindi, una delle argomentazioni per cui molte persone dicono che avere un ospedale a Pagliare è Però anche quella come, dell'emergenza. come le spiegavo prima, il paziente che ha una sindrome coronarica acuta, STEMI, cioè con occlusione totale della coronaria, deve arrivare il prima possibile in un'emodinamica. Adesso l'emodinamica sta ad Ascoli. Se Pagliare poi sarebbe.
se poi sarebbe un miglioramento per un, per un, se poi, quindi ha capito, comunque l'ospedale, una l'emodinamica adesso sta ad Ascoli. Se si facesse una struttura di primo livello sulla costa e l'emodinamica venisse sulla costa, io penso che chi sta in collina direbbe la stessa cosa. Se abbiamo un infarto con, dobbiamo fare l'angioplastica, capito? Ma capisce questa, lei sarebbe questa d'accordo con, discussione, con una location a Pagliare, Mauro Persico? Guardi, io concettualmente le dicevo, senza entrare in dibattiti che tutto sommato poi esono assolutamente dal mio pensiero. Il mio pensiero è avere una cardiologia unica. Adesso la facciamo a Pagliare, la facciamo a San Benedetto. Si parla di Monte Prandone, più se si dovesse fare, sì, vicino alla costa. L'importante, secondo me, almeno nella mia specialità, nella cardiologia, l'ottimale per il paziente è avere una cardiologia unica, con le varie specialità. Ecco, poi non mi faccia dire di più, perché poi da San Benedettese le potrei dire l'ospedale di primo livello sulla costa, ma non è assolutamente il caso. Tra l'altro sono anche nativo di Ascoli Piceno, per cui è un dibattito francamente che non mi appassiona. Però la mia idea come professionista è dare un'unitarietà, se possibile, alla cardiologia. Adesso qui si parla di mettere l'ospedale di base ad Ascoli, magari quello di primo livello sulla costa, magari sì, abbiamo capito che, insomma, leggo ogni giorno leggo ogni giorno la rassegna stampa. Prima che veniste voi stavo leggendo dell'otorinolaringoiatria. È so qualcosa che forse non bisogna chiedere a un medico. Non so, sicuramente politica. Sì, non sono... Ma una cosa che voglio chiedere, secondo non lei... Va chiesto, il professionista vi può dire... Ecco, da un punto di vista organizzativo, io le dico, una cardiologia strutturata con un'idea dipartimentale, dove abbiamo le varie specialità, tutte insieme, UTIC, emodinamica, elettrofisiologia, riabilitazione cardiologica, per me è l'organizzazione ottimale. Un altro luogo comune che affolla, diciamo, le discussioni, sì, sull'ospedale, quello che il nord delle Marche ha più servizi, ha più ospedali, e il sud delle Marche è più penalizzato. Dal punto di vista del professionista persico, è qualcosa che sentite anche voi? È vero che il sud delle Marche è penalizzato in campo sanitario rispetto al nord? Guardi, c'è in effetti questa impressione, però io mi confronto spessissimo con i colleghi delle Marche, nord, quelli del centro, ed è una lamentela da parte di tutti. E ripeto, io parlo ovviamente, mi limito a parlare dell'ambito della cardiologia, tutti si lamentano di carenza di medici, di organico, di strutture, di organizzazioni, almeno nell'ambito della cardiologia. Proprio un paio di giorni fa parlavo con un collega, il primario cardiologo di Civitanova, mi diceva che anche loro come personale sono ridotti all'osso. Problemi almeno nell'ambito della cardiologia ce l'hanno tutti. Certo, noi che siamo nel sud delle Marche abbiamo questa percezione. Sicuramente anche a leggere e a contare il numero di ospedali, insomma, qui da noi, sì, sembra quasi, sì, che sia una concessione lasciare un ospedale di base oltre, ecco, a quello primo livello. Questo una considerazione che io ho sempre fatto. Noi sicuramente siamo stati quelli più bravi, tra virgolette, perché noi gli ospedali di Ripatranzone, di Montefiori, li abbiamo chiusi più di 20 anni fa. Ancora nel resto delle Marche questo processo di riorganizzazione dei piccoli ospedali non è completamente avvenuto. Diciamo che siamo stati più bravi, abbiamo lavorato con minore risorse. Lei ha parlato di carenze di personale, no? Sì. C'è qualcosa che pensa di poter suggerire all'ASUR per risolvere? Sì, guardi, la carenza di personale ha innanzitutto un peccato originale, che è quello del numero chiuso. Adesso noi stiamo scontando il numero chiuso di medicina.
Per cui noi ci ritroviamo, almeno nell'ambito della, parlo della cardiologia, ma per altre specialità è la stessa cosa, ci ritroviamo con una difficoltà proprio a reperire cardiologi. C'è una grande difficoltà. Noi 20 giorni fa c'è stato un avviso pubblico, un concorso per assunzione di cardiologi, di un cardiologo a tempo determinato, qui nella nostra cardiologia, e si è presentata una persona. In passato ci sono stati addirittura dei concorsi che sono andati deserti, quindi c'è proprio una carenza di specialisti cardiologi. Sicuramente sarebbe importante cercare di stabilizzare con concorsi a tempo indeterminato. E anche l'attrattività del territorio, sì, dal punto di vista di struttura, no? C'entra qualcosa? Sì, cioè, magari qualcuno potrebbe non voler venire qui perché non ci sono grandi ospedali moderni. Guardi, già innanzitutto faccio una premessa, ritornando al discorso perché una cardiologia unica. Le faccio un esempio chiarissimo. Ascoli al momento credo che siano 14 o 15 cardiologi. Sì. Ne dovrebbero essere 18. Noi al momento qui siamo 7 cardiologi più il direttore e ne dovremmo essere 8. Se ci unissimo, se avessimo una struttura unica e il personale medico fosse fatto dai cardiologi di San Benedetto e cardiologi di Ascoli che operano in un singolo ospedale, sicuramente il numero dei cardiologi che abbiamo sarebbe sufficiente, sicuramente. E lei immagini invece avere il doppio personale qui e averlo ad Ascoli. Quindi da un punto di vista organizzativo, anche avere una cardiologia unica da un punto di vista del personale, secondo me permetterebbe dei risparmi. Di fatto al momento è carente Ascoli e siamo carenti noi come personale. E l'attrattività, un momento in cui noi abbiamo una cardiologia che fa più di 1000 procedure, come fa Ascoli, di angioplastica primaria, che ha un'elettrofisiologia con un'impiantistica di notevole livello, che ha un'unità di terapia intensiva sicuramente con almeno 8-10 posti letto, che ha anche una cardiologia riabilitativa che nessuno ha nelle Marche, io le assicuro che le persone farebbero a gara per venire in questa struttura. Allora, che poi chiamiamola PCE, chiamiamola come vogliamo, ma una cardiologia di questo genere, sarebbe estremamente attraente per i professionisti. Secondo lei quale sarà il futuro del Madonna del Soccorso? Perché nei piani regionali c'è la possibilità di farlo diventare un ospedale territoriale. Questo non glielo so dire, perché ho letto il piano di Ceriscioli, ma leggo che forse si parla di fare un ospedale di primo livello e uno di base. Però comunque in una struttura nuova rispetto a questa. In una struttura nuova sicuramente sì. Io credo che il Madonna del Soccorso, così come strutturato adesso, dovrebbe essere difficile sostenere un primo livello provinciale in questa struttura. Forse. In questa struttura no. Se parliamo di struttura di primo livello, sicuramente non può essere Madonna del Soccorso, questo è sicuro. Sempre parliamo di ospedale di primo livello nuovo, sicuramente sì. Sicuramente sì. Poi quello che sarà il futuro non riesco a immaginarlo perché, come lei sa, a luglio ci saranno le elezioni e quindi capisce che la politica poi deciderà, perché la sanità è una scelta politica. Quindi quello che sarà il futuro, francamente, molti non riesco. Pensano la necessità di avere per il futuro delle residenze protette per anziani. Quello è fondamentale. Molti considerano, sì, proprio il decreto Balduzzi, non quello del 2015, ma quello, sì, del 2012, sì, che sì, inserisce queste, sì, perché un'altra cosa, molto all'avanguardia come, certo, molto, come, sì, visione. Perché deve anche considerare che noi ci preoccupiamo giustamente ci preoccupiamo dell'acuto,
Ma se andiamo a vedere i numeri della sanità, quelli che continuano ad aumentare sono i pazienti cronici. E anche nella visione del decreto Balduzzi, i posti per acuzie negli ospedali tendono a ridursi e dovrebbero essere aumentati quelli per i post acuti. E un altro punto fondamentale di cui francamente si parla poco è ci vuole il potenziamento del territorio, della medicina territoriale. Perché se noi potenziassimo la medicina territoriale, la specialistica territoriale, rendessimo dei servizi veramente vicini ai cittadini, dove il cittadino può rivolgersi tranquillamente alla medicina del territorio trovando specialisti di buon livello e anche di ottimo livello, forse tutta questa necessità di accessi in ospedale sarebbe ridotta. Quindi potrebbe anche questo ospedale in un futuro diventare un polmone della medicina territoriale, potrebbe Certamente, essere una visione certamente, lungimirante. io ripeto, quel progetto che tutti conoscete, che si parlava di questa struttura come anche quella di Ascoli, qualora si fosse fatto un ospedale unico come strutture per potenziare la fase riabilitativa della cronicità, della lungodegenza, io questa cosa la vedo positivamente. E comunque ne dobbiamo tener conto, cioè voglio dire, il mio messaggio è, nonostante sia un cardiologo dell'acuto, io sono nato come cardiologo dell'acuto, che nel tempo poi ha sviluppato competenze anche nella fase post-acuto, però le dico, dobbiamo tener conto che la patologia cronica sta diventando dominante, le persone sono sempre più anziane. Le patologie sono croniche, ma nell'ambito della cardiologia questo processo si avverte perché la cardiologia è una di quelle specialità che ha fatto i più grossi passi avanti nell'ambito della terapia. L'angioplastica primaria ci ha permesso di abbattere la mortalità per infarto miocardico acuto a percentuali che fino a 20 anni fa sembravano impensabili. Oggigiorno una mortalità nella fase acuta dell'infarto, siamo al 6-7%, una mortalità bassissima. Però quelle persone che abbiamo salvato sopravvivono con una patologia che inevitabilmente li porterà allo scompenso cardiaco, che rappresenta oggigiorno veramente un'emergenza sanitaria. Perché lo scompenso cardiaco nel mondo sta aumentando ed è la conseguenza non solo dell'invecchiamento della popolazione, ma dei grandissimi progressi che noi abbiamo avuto nella terapia dell'acuto. Persone che 20 anni fa, 30 anni fa sarebbero morte, adesso sopravvivono, ma sopravvivono poi con esiti invalidanti come uno scompenso cardiaco. Quindi pensare a delle strutture, a potenziare la disponibilità di posti letto negli ospedali per il paziente post-acuto è sicuramente una visione strategica e fotografa quella che è al momento la realtà sanitaria. Per concludere, invece, visto che l'abbiamo chiesto il futuro del Madonna del Soccorso, Sì. invece il futuro di Mauro Persico, qual è dopo? Futuro di Mauro Persico, essendo ancora relativamente giovane, cioè io ho 65 anni, noi saremmo potuti rimanere, parlo dei medici in genere, fino a 67 anni, ma è l'anzianità di servizio che fa sì che devo andare via. Quindi a 65 anni sicuramente continuerò a fare il cardiologo perché è una professione che mi affascina, che adoro, che amo e quindi certo la vedo dura fuori dall'ospedale, essendo nato sempre nell'ospedale, però sicuramente continuerò a esercitare la professione fuori.